Abbiamo pensato di portare in questa fiera quelle che sono le ultime novità del nostro catalogo, della nostra produzione dei sistemi da installazione. Il diffusore che ho qua davanti disteso si chiama 44S ed è un progetto destinato al mercato da installazione, pensato per avere un profilo molto sottile, una grande efficienza, una grande gittata, per cui un sistema piccolo ma insomma interessante, grande nelle prestazioni, affiancato a un subwoofer realizzato in maniera abbastanza atipica per DAB, per cui con due altoparlanti da 6 pollici e mezzo, piccolino ma con un carattere importante fondamentalmente. Come amplificatore per questo sistema che Alessandro ci ha presentato, diciamo che l'amplificatore ideale sarebbe il 40D, un amplificatore a 4 canali che ovviamente è volto verso il mercato dell'installazione, ma ha anche delle aperture ad integrazioni molto interessanti, in particolare per quanto riguarda l'AVB e lo standard Milan che DAB Audio Technic sta sviluppando in collaborazione con altre aziende del settore audio, per cui, come si dice in questi casi, stay tuned. Adesso è stata anche, devo dire, un'emozione tornare a vedere tanta gente in un evento pubblico e tornare alle dinamiche che ci sono mancate tantissimo durante i mesi della pandemia. Il piacere è stato innanzitutto vedere una partecipazione veramente massiccia di gente curiosa per i prodotti sicuramente, ma anche del desiderio di tornare alle vecchie classiche abitudini delle interazioni umane. Per noi è stato anche un po' un esperimento, visto che si tratta di una fiera in cui l'interesse per il mondo dell'audio video è in crescita, ma rimane ancora forse un po' collaterale. Vedremo cosa nascerà nei prossimi mesi.